E più di qualche nostro pastore, vescovo, considera il rinnovamento come una delle forze provvidenziali di questo tempo in Italia. Lo so di preciso, non faccio nomi, ma so di preciso che si guarda al rinnovamento come a una grazia che Dio sta facendo alla Chiesa in Italia, assieme a tutti gli altri movimenti. Perché non siamo gli unici. Una grande grazia. Voi sapete che le grazie il Signore le mette nelle nostre mani. Noi possiamo fare anche così e lasciarle cadere. Possiamo anche fare così e mettercela in tasca. Possiamo anche guardare che cos'è questa grazia e incominciare a leggere e a capire che questa grazia è anche per noi, ma è soprattutto perché il nome di Cristo venga conosciuto. A me piacerebbe sapere in questo momento quanti sono qui per la prima volta e non hanno mai fatto parte neppure una volta della preghiera con il rinnovamento. Provino ad alzare la mano. Sono molti. Bene, io vorrei salutarli. Vorrei salutare loro che sono qui per la prima volta e che forse non riescono a comprendere il perché di certi interventi o di certe raccomandazioni che noi facciamo. Sono argomenti di famiglia. Anche se chiama solamente per una volta, ha sempre qualche cosa da donare. È una grazia che il Signore vuole darvi. Ma adesso mi rivolgo ai fratelli del rinnovamento, che sono numerosi, sono la stragrande maggioranza. Questa grazia il Signore l'ha messa nelle nostre mani. Nei prossimi mesi il Comitato Nazionale sarà rinnovato. Probabilmente cambieranno le facce. Può darsi che qualche faccia rimanga. Edizione, non vi dai nei posti sulle spalle, anche se può costare qualche cosa. Prendersi delle responsabilità. Per cui io vorrei in questo momento che le due regioni che sono qui presenti come rinnovamento, Friuli Venezia Giulia e Veneto, sentissero che da questa convocazione incomincia un tempo di grande responsabilità. Thank you.
Adesso è il momento in cui dobbiamo pronunciare le preghiere di spirito, non le chiacchiere, tutte fuori, perché non aiutano, e tutte le chiacchiere le buttiamo fuori e ci fermiamo, e quindi se possiamo interrompere così, se non le piace non parlare. Allora sì, per un po' anche stato, poi si prende il rumore, poi bene, noi invece non abbiamo bisogno di riprenderci, ripetere. Chi non sente si faccia più avanti. Allora diamo un po' il microfono. Mi senti, Don Guido? Così così. Allora vengo più in mezzo. Vediamo cosa ci fa il microfono, per sentire anche più in fondo. Prova, prova. Quale si sente di più? Uno, due. Uno, due. Bene, bene. Ecco, adesso ci sentiamo. Bene. Alleluia.